Ecco, Ione Guerrieri Dominuco è classe 1918, nata a Palermo, trasferitasi in Toscana e attiva nel corso della sua vita per la Democrazia Cristiana, con il sostegno della sua famiglia. Appunto, lei fa notare questa difficoltà delle donne. Ma appunto sottolinea nell'intervista, nel resto dell'intervista, come lei sia sempre stata sostenuta dalla sua famiglia. Appunto Maria Eletta Martini e Ione Guerrieri Dominuco ci fanno entrare nella campagna elettorale anche del 1948, nelle difficoltà delle donne e nella necessità che le donne avevano di prepararsi a questo voto, che abbiamo detto essere un voto importantissimo in quanto una vera e propria scelta di campo. E quindi le donne, ripeto, di tutti i partiti, noi facciamo riferimento alle democristiane qui, cercano di prepararsi e di preparare le donne a questo appuntamento elettorale. E lo fanno cercando necessariamente di recuperare quel gap di conoscenze che decenni di esclusione avevano creato. Il movimento femminile, la delegata nazionale del movimento femminile della Democrazia Cristiana, Maria Iervolino, nel giugno del 1947, quando si comincia ad organizzare appunto le donne per la campagna elettorale, lancia una parola d'ordine per il movimento, e questa parola d'ordine è leggere e far leggere. Ci sono anche delle letture che sono consigliate per le donne, sono naturalmente il materiale a stampa realizzato dal Centro Studi della Democrazia Cristiana, materiale propagandistico e appunto bollettini cui viene affidato il compito di combattere la propaganda della sinistra socialcomunista e di sensibilizzare l'opinione pubblica, e naturalmente viene affidato il compito importante di trovare nuovi elettori. L'impegno, le donne si impegnano nella preparazione appunto del voto del 1948. E lo fanno in maniera seria, così come ci hanno raccontato le testimonianze precedenti, in particolare quella di Maria Eletta Martini. Ed infatti ce lo dimostrano alcune testimonianze di questo impegno, che è un vero e proprio trascinamento delle donne verso la democrazia, così lo definisce il Movimento Femminile della Democrazia Cristiana. Ci viene raccontato da alcune donne che sono state intervistate dall'Istituto Luigi Sturzo e sono relative appunto alla regione del Piemonte, sono state raccolte in particolare in Piemonte, e ci raccontano appunto come l'impegno delle donne nell'educazione alla politica delle altre donne.